Bella ragazzi, bentornati in questo nuovo video di YouTube. Allora, è un po' che non carico i video, anche perché, come molti di voi sapranno, sono stato infortunato. Quindi ragazzi, allora, questo video semplicemente sarà un mini workout di quello che farò oggi, che sarà praticamente tutte robe assistite, ma oggi riproviamo a fare appunto anche delle skill libere dopo un mese e mezzo che non le alleno perché appunto ero scassato. E come magari molti di voi sapranno che mi hanno seguito sui social, su Instagram, eccetera. E basta, quindi andiamo avanti così. Oggi vi faccio vedere cosa faccio quando riprendo ad allenarmi. E let's go! Allora, sto facendo qualche planche con l'elastico, facendo qualche press, eccetera, eccetera. Sto facendo in combo, non sto facendo serie singole di tenute. Quelle magari le farò dopo che le provo a fare libere. E vediamo un po' come va. Un elastico solo invece che due. Vediamo come va. A parte il male di chiappa, perché non ho strecciato bene i glutei e la spaccata, quindi quando faccio straddle un po' mi si contrae la chiappa, però allora andiamo bene, anche sui push-up non sto sentendo particolari dolori, cosa che erano quelli che mi davano più fastidio, quindi andiamo bene. Tra l'altro mi sono pure dimenticato le parallele oggi, quindi genio del male, si farà tutto a terra. E niente, quale modo migliore per testare di nuovo la nostra forza? Il maltese era il bastardone che mi dava più problemi di tutti per la spalla e il gomito, quindi già riuscire a farlo con meno 12 kg di assistenza va molto bene. Adesso vediamo scalando l'assistenza se riesco ad arrivare a farlo libero. L'obiettivo è non sentire dolore durante questo workout, per ora stiamo andando bene, quindi andiamo avanti così. Tra l'altro, ragazzi, fa ridere il fatto che io non mi preparo niente per questi video. Cioè, io arrivo al parco, mi faccio il video di quello che sto facendo. Non c'è niente di scritto, niente di preparato. Sono io, povero bastardo, che mi sto allenando al parco. E questo è quanto. Quindi vi prendete la cosa nuda e cruda com'è. Riprendiamo col maltese. Adesso scaliamo l'assistenza e vediamo come va. Auguri a me. Già che l'abbiamo tenuto senza sentire male, quindi va molto bene. Ah, tra l'altro, per chi si chiedesse, ma quanto scarica quell'elastico? Niente, raga, è effetto placebo, come lo chiamo io, perché non scarica veramente un cazzo, scaricherà forse 5 kg, tirato così nemmeno. Che tra l'altro questa praticamente è una wide planche più che un maltese, ma va bene lo stesso. Va bene lo stesso! Porca troia, ah, Cristo, ah, io sono felice comunque,
Sono felice comunque, anche solo che stacco i piedi da terra, vaffanculo. Dopo le isometrie, le press, eccetera, gli esercizi a braccia tese, facciamo un po' di push-up, che li continuerò a fare con l'elastico perché ho ancora un po' di paura per la spalla, perché il punto dove mi faceva male era proprio il lato posteriore che andiamo ad usare quando facciamo la parte dei push-up o gli handstand push-up o determinati esercizi. Quindi ancora li sto facendo con l'elastico anche se non sento dolore. E questa è una piccola tips per voi, anche se ovviamente non sentite dolore, se siete passati dopo un infortunio, dopo una forte contrattura, non allenatevi liberi, allenatevi in sicurezza facendo qualche sessione così con gli elastici e poi riprendete gradualmente. Niente, adesso faremo altre 4 serie così, dovrei fare 5 serie, magari ne faremo anche una in più, anche 6, e basta, poi finiamo con un po' di proprio esercizi basici leggeri. Questa è anche la chiave per fare bene gli esercizi, ragazzi. Fare le cose con l'assistenza non per forza è una cosa che vi facilita l'esercizio, perché se li fate in forma praticamente perfetta, controllati, lenti, tranquilli, che lavorate lo stesso sull'esercizio, ovviamente vi aiuterà un pochino, ma per curare la tecnica, migliorare proprio il movimento e lavorare sulla forza sono comunque cose che potete fare sempre, cioè potete anche aggiungere nei vostri workout. Bene, allora proviamo un paio di serie in full. Raga, che dire, mi aspettavo lo schifo totale, invece dai, anche nei push-up stiamo riprendendo, ovviamente abbiamo dei numeri inferiori di 10 volte a quelli che avevamo prima, ma se la vi, questo è il prezzo da pagare per uscire da un infortunio, eccetera. Ovviamente dobbiamo riprendere, dobbiamo avere la pazienza di allenarci in sicurezza per far sì che poi non abbiamo più dolori e riusciamo a tornare al livello di prima o anche più forti. Quindi niente, andiamo avanti così, sono molto contento che già mi sto sentendo bene, anche perché veramente prima non riuscivo manco a fare un push-up, quindi va bene, addirittura maltese non ne parliamo, quindi va molto bene. Adesso finiamo qui e poi niente. Allora ragazzi, come ultimo esercizio di skill, finiamo qua sulle parallele alte, facciamo un po' di Screen Maker planche, li facciamo in full, però li facciamo statici, li facciamo senza oscillazione, senza momentum, li facciamo così, così alleniamo bene la parte del core, la parte delle spalle, ovviamente in isometria, e finisco con questo perché è un esercizio relativamente facile che non mi va a bruciare troppo, soprattutto a livello di sistema nervoso, così riesco a finire l'allenamento facendo cose pulite, cose fatte bene e evito di spaccarmi ancora di più. Comunque ragazzi, se volete imparare la planche e comunque le skill del calisthenics, trovate sul mio sito 4 videocorsi su come imparare la planche da livello 0 fino a livello full, quindi a livello completo, con vari esercizi, che alcuni esercizi tra l'altro sono quelli che vedete qui nei miei video. Quindi se siete interessati trovate il link in descrizione e andateci a dare un'occhiata.
Beh, ragazzi, mi perdonerete, io ho finito già di allenarmi, mi sto mangiando la mia barretta post-workout. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Commentate qui sotto se vi è piaciuto il video, se vi stanno piacendo questi format, anche perché io vengo al parco, mi alleno e faccio il video e poi me ne vado. Questo è. Commentate, fatemi sapere e ci vediamo nel prossimo video. Let's go!